Prima puntata della rubrica Cibografia, come iniziare? Beh, io inizio con gli ultimi produttori che hanno aderito al mio progetto, non perché saranno gli ultimi, perché ne arriveranno altri, ma gli ultimi in ordine di tempo, no? Quindi ho voluto omaggiare subito loro, che mi hanno lasciato questi gin e questo rum. Loro sono Zupluna, una distilleria ai piedi delle Dolomiti, quindi in provincia di Bolzano. Una distilleria di famiglia, quindi torniamo, no, a quello che è il nostro racconto, il racconto di questa rubrica che parla appunto di un po' tutte le tipologie di aziende e di produttori. E questa è una storia di famiglia dove loro realizzano gin, rum e grappe. Quindi è una cosa veramente interessante. Io sono andato a vedere il loro sito perché io poi i produttori non li conosco. E quando li contatto, guardo innanzitutto il loro prodotto se è una cosa che mi interessa e poi vado a vedere la loro storia, quindi se c'è qualcosa che mi lascia, no, quella curiosità e quell'idea, no, che si può poi tramandare sul mio progetto, allora li contatto. Paul è subito rimasto entusiasta della cosa e quindi mi ha detto: sì, ti mando qualche prodotto, mi ha ringraziato, ma in realtà sono io che devo ringraziare voi. E quando mi sono arrivati, sono rimasto subito stupito perché comunque sono prodotti di qualità e anche di un certo costo, no? Quindi mi è arrivata una quantità di roba importante. Li ho subito fotografati, ho cercato di dare il meglio e di tirar fuori l'anima, no, di ogni sua bottiglia. Tra l'altro per lo Yellow Gin mi ha detto che la foto dello Yellow Gin è andata decisamente bene, soprattutto su Instagram. Io ho creato, no, dei gin tonic con questa bottiglia, ho voluto fare uno scatto molto estivo, anche perché questo è un gin con del limone, limone del Lago di Garda, quindi è decisamente fresco, no? E richiama quella che è l'estate, anche l'etichetta, vedete che il colore, e per quello che dico anche lo studio del prodotto è molto importante per lavorare con un'immagine. Poi ho lavorato con il gin Dol. Anzi, scusate, il Dol Gin, perché l'ho letto dal basso verso l'alto. Anche questo è interessantissimo, io li ho conosciuti così con questa bottiglia qua, quindi me ne sono subito innamorato, perché ho fatto un lavoro per dei cocktail e ho visto questa bottiglia e ho detto: no, questa qua è da fotografare veramente perché è molto interessante in quanto ha il logo frontale con il suo nome e la parte delle montagne sopra serigrafate, quindi con la trasparenza, hanno giocato con la trasparenza del gin e quindi si vede, c'è questo effetto ottico che fa la sfocatura dietro delle montagne con davanti il nome e il logo. Infatti qua ho fatto una retroilluminazione, ho realizzato un'immagine proprio per dare forza a questa tipologia di scelta di brand. E poi il rum, questo qua ragazzi, siccome io sono un amante dei rum, mi piacciono anche i gin, però il rum mi piace di più, ha un sapore che preferisco. E quindi quando non sapevo che loro producessero anche rum, quando mi è arrivato questo, tra l'altro questa è la versione holding, la fine hold, ed è quella più invecchiata. Ho letto dal sito che è un pelino più secco, non vedo l'ora di assaggiarlo. Ovviamente queste tipologie di cose non si possono bere tutti i giorni, ma ci deve essere una ricorrenza e vanno assaggiati con un certo criterio. E a me piace per esempio o liscio con il cacao, col cioccolato amaro, anche un bel 100%, oppure così con ghiaccio, liscio semplice, ma proprio degli assaggi molto piccoli ma sinceri, ecco. Bene, qua la bottiglia favolosa, sembra un gioiello, anche qua ho lavorato con una retroilluminazione, bellissima la serigrafia, mi piace molto l'etichetta, che ha la serigrafia sul disegno, un disegno fatto a matita, è veramente veramente interessante. E poi il colore della bottiglia del suo rum rafforzato dalla capsula di questo color rame è veramente veramente bella. Che immagini ho creato? Beh, qua ho realizzato una classica immagine bottiglia più bicchiere con una retroilluminazione e un piano d'appoggio, quindi con un bel riflesso, qualcosa che richiamasse un momento di relax, perché perché siccome io magari lo assaggio in momenti in cui sono rilassato, voglio stare tranquillo, è una sorta di pausa,
mi ha fatto richiamare questa cosa, questa sensazione, anche come illuminazione, no? Come vi dicevo, sono in provincia di Bolzano, hanno chiaramente un sito, hanno anche un e-shop per poter acquistare tramite il sito, lo troverete in descrizione, lo trovate anche qua in sovraimpressione. E li ringrazio pubblicamente per essere innanzitutto i piloti della prima puntata di Rubrica Cibografia e poi perché veramente mi hanno omaggiato di questi prodotti che non vedo l'ora di assaggiare, ma che soprattutto hanno una storia e hanno una qualità. Quindi, ragazzi, come sempre, comprate italiano. Noi ci vediamo alla prossima con Rubrica Cibografia.